Molto bene, l'affluenza è stata buona, sono venute tante coppie che avevano bisogno di informazioni e sono andate contente, ringraziando perché hanno trovato quello che cercavano. Cercavano un punto di riferimento concreto, una persona informata a cui poter chiedere delle informazioni sulla scelta per il loro bambino. Quali sono i dubbi che ancora persistono e che cosa si sente di consigliare? Anche perché, nella speranza che la pandemia, la parte più cruda e più difficile, insomma, sia finita, ma comunque si parla di un vaccino all'anno, no? Quindi il tema della donna in gravidanza che si deve vaccinare non sparirà domani. Che cosa si sente di consigliare? Dunque, le paure che avevano le donne era che il vaccino potesse nuocere in gravidanza. E di conseguenza rispondo poi alla domanda che mi ha posto, che è quella che delle donne devono aver paura del Covid in gravidanza e non del vaccino, perché i numeri, e sono veramente tanti, dimostrano che il Covid in gravidanza può essere molto serio e molto pericoloso per la mamma e per il bambino, mentre il vaccino attualmente è assolutamente sicuro in gravidanza. Ne converrà con noi che invece però all'inizio della pandemia, soprattutto su questo tema, le informazioni sono state molto contrastanti. Quindi è questo che secondo lei ancora lascia qualche dubbio? Il problema è che ovviamente questa era una malattia che abbiamo scoperto in divenire, quindi le informazioni che erano vere un giorno, dopo 5 giorni potevano essere non più vere. Adesso fortunatamente sono passati quasi 2 anni, anzi 2 anni e qualcosa, e di questa malattia conosciamo molte più cose, quindi le conoscenze che abbiamo ora sono delle conoscenze più solide, più valide e che hanno una durata più lunga. Ad oggi sono state vaccinate tantissime donne in gravidanza, sono stati seguiti gli outcome di queste pazienti e abbiamo visto che in tutte queste pazienti non si registra un aumento degli outcome avversi, tutt'altro. Le pazienti che purtroppo non si sono vaccinate e hanno avuto il Covid hanno avuto un outcome peggiorativo della gravidanza e della malattia stessa. Queste nascite, queste culle sono vuote o sono piene ad Arezzo? E se sì, perché? Allora, ad Arezzo fortunatamente sono piene le culle, noi abbiamo chiuso l'anno scorso con un numero in aumento dei parti rispetto all'anno scorso, non credo che sia stato dovuto al Covid e quindi c'era più tempo per poter procreare, ma più che altro perché il bacino di Arezzo inizia a essere attrattivo anche verso i bacini limitrofi, extra provincia, soprattutto andando ad offrire dei servizi che spesso difficilmente si riescono a trovare in altre sedi, quindi le pazienti iniziano a vedere Arezzo come un punto di arrivo per far nascere il proprio bimbo.